Abbiamo visto le regole di derivazione di funzioni di diverso tipo, somma di funzioni, sottrazione, prodotto, rapporto, poi cosa abbiamo visto, come trovare l'equazione della retta tangente di una funzione che sia derivabile in un punto, e cos'altro? La potenza, certo. Adesso vediamo la madre di tutte le regole. Quelle da cui poi abbiamo visto derivano, ok? Le funzioni composte. Cosiddette per funzioni composte. Le funzioni, per esempio, si compongono di diverse operazioni. Ogni operazione possiamo pensarla come una funzione elementare. Qui a x prima sommiamo 1 e poi facciamo la radice del risultato. Quindi abbiamo due passaggi. Se questo è l'insieme per il quale prendiamo la x, il primo passo è addizionare 1. Arriviamo in x più 1. La prima funzione, il primo calcolo che facciamo, somma di x più 1. Poi c'è un altro passaggio, a questo prendiamo la radice. Arriviamo alla radice di x. Abbiamo due funzioni composte, cioè combinate, eseguite in successione, una dopo l'altra. La prima possiamo chiamarla G, la seconda H, il totale F. La funzione che va da x a x più 1 la chiamiamo G, il nome ballato. Quella che porta x più 1 in radice di x più 1h e la loro composizione, quella che porta x in radice di x più 1 è f. F è una funzione composta da g e da h. Prima eseguiamo g, poi h non è uguale all'inversa. Le funzioni si compongono con una composizione che non è commutativa. È diverso fare prima g o fare prima h. Se faccio prima h avrei radice di x e fuori il più 1, sono due numeri diversi. Questo lo si formalizza in questo modo, che f di x, è uguale a quello che ottengo applicando prima g di x e al risultato di quello che ottengo dalla funzione g applico la funzione h, quindi h di g di x. E per indicare questa operazione tra funzioni si usa questo tondino, cioè h composto g, che non è un prodotto, attenzione, una composizione, come abbiamo visto prima. H di g di x è radice di x più 1. Per esempio, se facessi prima h e dopo g, avrei radice di x e fuori il più 1. Queste sono diverse in generale. Un conto è fare prima la somma e poi la radice, un conto è fare prima la radice e poi la somma, sono due cose diverse. Ok, posso avere anche 3, 4, 5, 10 funzioni fatte una dopo l'altra. Bene.
Se una funzione di questo tipo, cioè che è composta da due o più funzioni, e sono interessato alla derivata della f, la derivata dell'f dipenderà da come sono fatte sia h che g, ovviamente. E si può dimostrare, ma non lo facciamo, che la derivata si calcola nel seguente modo. F' di x, cioè la derivata prima della funzione composta, cioè la derivata di h di g di x, è data dal prodotto della derivata di h rispetto, possiamo chiamarlo z, la derivata di h rispetto alla sua variabile che è g di x o z che si voglia, quindi h' di g di x. Per la derivata della variabile di h, cioè g'. Delle derivate delle funzioni composte, una dietro l'altra. Se avessi tre funzioni, h di g di l di x, avrei h' per g' per l'. Questa scritta cosa significa? H' di g di x. H, vi ricordo, è il nostro esempio di prima, è la radice. Okay. E sotto la radice c'era x più 1, che era g. Se al posto di x più 1 scrivo z, h è la radice di z. Quindi derivo la funzione radice come se sotto la radice ci fosse una sola grandezza, un solo simbolo. Il derivo rispetto a z. Ok? E poi moltiplico per la derivata di ciò che c'è sotto la radice. Nel nostro caso, quindi la derivata di radice di x più 1 è la derivata della radice rispetto al radicando, che vale se faccio la derivata di radice di z. Abbiamo già visto come si deriva, viene 1 fratto 2 volte la radice di z, ma il nostro z è x più 1, la derivata di x più 1 1, quindi ho la derivata della radice rispetto a z, quindi 1 fratto 2 volte la radice di ciò che c'è dentro la radice, che è x più 1, per la derivata del radicando che è 1. Di potenze di funzioni, saranno già viste sul tempo. Se derivo f di x alla n, qui ho la composizione di due funzioni, la prima è f e la seconda è la potenza. Quindi derivo prima la potenza, perché la potenza è l'ultima funzione che faccio, rispetto alla base. Se faccio la derivata di una potenza ho esponente,
per la base elevata alla n meno 1. Ma la base non è x, la base è f, quindi per la derivata della seconda funzione. Derivata dell'ultimo passaggio per la derivata. Guarda. Se ho la funzione di tre funzioni, f di h di g di x, vuol dire che avremo 2, non 3, 4, 5, più quello che volete voi, la derivata è il prodotto di tutte le derivate. F' di h di g di x per h' di g di x per per trovare la funzione eseguo due operazioni. Prima faccio il doppio della x e il risultato lo metto ad esponente di e, giusto? Quindi questa la posso pensare come la prima h di g di x, dove g di x è uguale a due volte x. Se questo lo chiamo z, h di z è e alla z. Quindi la derivata è g' di x vale 2 e h' di z vale e alla z. La derivata di e alla 2x vale la derivata di h rispetto a z, cioè e alla z, per la derivata di g rispetto a x, che è 2, ma z è 2x, quindi questo è e alla 2x per 2, o se volete 2 volte e alla 2x. Della funzione oppure come una funzione composta. La nostra f di x posso pensarla come h di g di x, dove g di x, la prima funzione è il seno
e la seconda A di Z, Z la seconda. Prima faccio il senno, poi faccio il quadrato del risultato. Il primo è cos'è di X e H' di Z, due volte Z. Dove nel nostro caso Z è il seno di X. Quindi la derivata di seno quadrato di X vale la derivata di H rispetto a Z, cioè due volte Z per la derivata di G rispetto a X. Ma Z rispetto a seno di X, quindi è 2 seno di X. Un caso particolare di questa, che non abbiamo ancora visto, cioè ripeto, sia le derivate della funzione potenza e della funzione radice sono casi speciali di funzioni composte. Un caso abbastanza importante, abbiamo ancora visto, è il caso di funzioni inverse. Una delle due funzioni, una è inversa dell'altra. E di conoscere per esempio la derivata solo di una delle due. Ok? Un esempio, se la prima funzione è il quadrato, la sua inversa è la radice quadrata. Se la funzione è il cubo, la sua inversa è la radice quadrata. E via, la legge cubica, pardon, certo. Ok? Se le due funzioni sono inverse, prendiamo per esempio x uguale ad h di x e y uguale a g di x. Se le funzioni sono inverse, allora la loro composizione h di g se mi dà come risultato il punto di partenza h quadrato g è la radice o viceversa e la derivata non è altro che ciò da cui sono partito, cioè posto che attenzione g e h sono entrambe funzioni, cioè sono calcolate in un intervallo dove h e g siano invertibili. Se non sono più funzioni, la cosa si complica. Posto che sia questo e che siano derivabili, allora, quindi, nel caso, se vale questo, allora si dice che H e G sono inverse. Cioè H è l'inversa di G o G è l'inversa di H. E si può scrivere anche H è uguale a G elevato alla meno 1. Questo meno 1 non è una potenza in senso algebrico, significa funzione inversa, attenzione. Ok? Torniamo a questa che è la definizione di funzione inversa. Se due funzioni sono inverse vale questa proprietà. La prima applicata, l'una applicata all'altra restituisce il punto di partenza, la x. Okay? Non faccio altro che derivare a destra e a sinistra. Se vale questo, allora la derivata di questo sarà uguale alla derivata di questo. Se le funzioni sono uguali, le derivate saranno altrettanto uguali. No? Abbiamo visto la derivata un limite, il limite quando esiste è unico. Quindi derivo h di g di x che vuole la derivata di x.
adesso dobbiamo fare entrambe le cose. Allora, la prima mi dà H' di G per, e questa mi dà invece, a destra ho 1, la derivata di X è 1. Di conseguenza H' di G di X vale 1 fratto. Quindi la derivata della funzione inversa è il reciproco 1 fratto la derivata della funzione che conosco. In conseguenza, morale della favola è stato questo: se so fare la derivata di g ma non conosco la derivata di h inversa di g, allora per conoscere la derivata della funzione inversa, qui h è l'inversa di y, di g, posso fare la derivata della funzione g che conosco e farne il reciproco, l'inverso, cioè 1 fratto la derivata di x, e quello mi dà la derivata della funzione. Ok? Supponiamo che g di x sia x alla seconda più il quadrato. La sua inversa, questa chiamiamola y, h applicato a y è la radice h di g di x, deve darmi x, qui se sono così già l'ho uguale, ok? Ma h primo, cioè la derivata della radice di y, è l'inverso, cioè 1 fratto la derivata della funzione da invertire, che è il quadrato. La derivata di x a seconda è 2x, l'abbiamo già visto sul tempo, no? Quindi questo è 1 fratto di primo, che è 2. Ma x è la radice di y, quindi posso scriverlo anche come 1 su 2 volte la radice di y, per avere la stessa variabile qua e qua. In questo modo, usando, certo, questo è un modo complicato di farlo, d'accordo? Però abbiamo ritrovato la regola dei casi delle funzioni. Questa era l'ultima regola di derivazione che facciamo. Poi un'altra cosa che volevo dirvi oggi è, abbiamo già visto in realtà sul tempo, l'altra volta sulle dispense ce l'avete, sul PDF ce l'avete,
può essere necessario eseguire l'operazione di libazione più di una volta. Ad esempio, ci siamo derivate successive o di ordine superiore. Quante volte derivo si chiama ordine di derivazione. Fate finta di avere x non uguale una parte x alla seconda meno 3x più 1. Se derivo una volta y' ho 4x meno 3. Due volte 2x meno 3 per 1 più 0. Posso derivare ancora una volta e faccio la derivata della derivata. In questo caso ho 4. 4 per 1, 4 divide meno 3 è 0. Questa è la derivata seconda. Se derivo ancora una volta, la derivata terza, e ottengo 0. E così tutte le derivate di ordine superiore al secondo saranno nulle. La derivata prima l'abbiamo già interpretata come geometricamente il coefficiente angolare della tangente. La derivata seconda, con i numeri è difficile, lo facciamo subito con le lettere. No, perché sparisce. Proviamo in questo modo. Abbiamo la nostra parabola, okay. E ne calcoliamo la derivata prima rispetto a x. Attenzione, se ho più di una lettera posso fare derivate rispetto a ciascuna lettera, non è ovvio farlo rispetto a x. Se derivo rispetto a x, la derivata prima è 2ax più b. Derivo ancora una volta e questo è il coefficiente angolare della tangente. La derivata seconda è 2 volte a, mentre la derivata terza è sempre 0. La derivata prima è legata al coefficiente angolare della tangente, la derivata seconda vediamo se avete intuizione. Proviamo questa parabola. Se prendo la tangente in questo punto, la tangente ha un determinato valore. Se ne prendo in quest'altro, ne ha un altro. Infatti y' dipende da x. Al valore di x, y' cambia. La pendenza della tangente cambia. Okay. La derivata seconda invece non dipende più da x, è la stessa dappertutto. Che cos'ha la parabola che è lo stesso dappertutto? Che la caratterizza in toto. E che è legato al coefficiente di x alla seconda. La concavità. La derivata seconda è legata alla concavità della funzione. In questo caso, per la parabola è il coefficiente di x alla seconda. Se una funzione sarà qualcosa di più complicato di una parabola, avremo una concavità che dipenderà dal punto. E diremo che una concavità è positiva se la funzione è tutta al di sopra della sua tangente.
come in questo caso. Invece sarà negativa se la funzione è tutta al di sotto della sua tangente, almeno localmente. Ok? Se ho un'espressione come questa, che comporta più lettere, la riscrivo. Posso essere interessato alla derivata rispetto a x, in questo caso scrivo dx che vale 2ax, ma posso essere interessato alla derivata anche rispetto a un'altra lettera. Se a me interessa la dipendenza di questa grandezza dal valore di a, allora posso chiedermi qual è la rapidità di variazione istantanea al variare di a, come cambia quell'espressione? Derivo rispetto a, la mia variabile di derivazione diventa a e tutto il resto si comporta come una costante. Se derivo questo rispetto a, il secondo e il terzo monomio mi danno 0, perché qui a non c'è, si comportano come costanti. L'unica cosa che cambia è questo, e x alla seconda diventa un coefficiente. Quindi come per esempio se derivo rispetto a b ottengo se derivo y rispetto a b il primo e il terzo monomio sono costanti, non cambiano con b, il secondo è un multiplo di b x. La derivata rispetto a c Oibo. 1. Se una grandezza, una funzione, dipende da più lettere, da più quantità, la derivata rispetto a una o le altre prende il nome di derivata parziale. Ha un simbolo speciale, quello non è proprio questo, ma insomma lo vedremo più avanti. Facciamo ancora un esercizio. Abbiamo visto tra le derivate delle funzioni elementari ad esempio la derivata dell'esponenziale, faccio la derivata di e alla x. Una funzione molto speciale, l'unica funzione che ha come derivata la funzione stessa. Ma se la base di questo esponenziale non è e, è un'altra cosa, supponiamo di dover derivare a alla x, con a ovviamente maggiore di 0 e diverso da 1. L'esponenziale è definito se la base è non negativa, è diversa da 1, anche perché se fosse 1 sarebbe la funzione costante, sarebbe poco interessante. Se la base non è, non sarà più esattamente questa, però sarà qualcosa che le somiglia. Allora il trucco è questo, a alla x posso scriverlo come
l'esponenziale di che cosa? Qual è l'inverso dell'esponenziale? Il logaritmo naturale. L'esponenziale è elevato al logaritmo naturale di a alla x. Lo posso sempre farlo. Anche perché a alla x, se a è positivo, è diverso da 1, è positivo. Questa espressione, utilizzando la proprietà dei logaritmi, posso scriverlo come x per il logaritmo naturale di a. L'esponente posso portarlo a coefficiente, proprietà dei logaritmi. E poi posso applicare le proprietà della funzione composta. La derivata quindi di a alla x, posso scrivere come la derivata di e alla x logaritmo naturale di a, e qui ho due funzioni, x moltiplicato per questa costante, questo coefficiente, e poi l'esponenziale. La derivata dell'esponenziale è la funzione stessa, sarà e alla x per logaritmo naturale di a, per la derivata dell'esponente, la derivata di x logaritmo naturale di a, qualunque sia il coefficiente, la derivata di x per un coefficiente è il coefficiente stesso. Adesso questo posso scriverla come abbiamo trovato all'inizio, come quindi a alla x. La derivata dell'esponenziale di una base qualsiasi è la funzione stessa a alla x per il logaritmo naturale di a, che si riduce a e alla x se a fosse uguale a e. Se a vale e, questo è 1. Ok? Mancano, quanto mancano? Ho fatto suonare, ci fermiamo qua.